Il nostro viaggio nel tempo oggi inizia qui, su questa collinetta immersa nel verde e apparentemente anonima. Insomma, un luogo ideale per una gita in famiglia. Alle mie spalle si apre la piana di Valbruna, mentre dietro gli alberi si può scorgere la statale che porta fino al confine con l'Austria. E la domanda legittima è: perché ci troviamo su questa collinetta? Ebbene, perché in realtà questa collinetta sotto di sé cela un segreto, l'opera 4 dello sbarramento di Ugovizza-Forcella-Nebria, uno dei bunker più importanti che doveva difendere il paese da un eventuale attacco proveniente da est. Il bunker fa parte di un'imponente linea difensiva che conta, solo in Carnia e nella Val Canale e Canal del Ferro, 400 strutture, alle quali si sommano le oltre 900 edificate nella pianura friulana. Ad oggi questa linea difensiva è completamente abbandonata, ma progetti dell'Università di Udine, come Frontiera Est, mirano a recuperare e valorizzare questo patrimonio storico, come l'Opera 4 che stiamo per visitare. È il 1949. L'Italia aderisce al Patto Atlantico e di conseguenza il confine orientale italiano diventa uno dei territori che più si spinge ad est di tutto il blocco occidentale. In caso di attacco militare, fosse esso stato da parte delle truppe del Patto di Varsavia o delle truppe jugoslave, questo territorio sarebbe stato il teatro dei primi combattimenti. Si decise dunque di fortificare tutto il confine italiano e di stanziare qui, in Friuli Venezia Giulia, un grosso contingente dell'esercito. Se le caserme sono sul territorio il segno più evidente della passata stagione, l'Opera 4, ossia le strutture sotterranee, rimangono per lo più sconosciute. Siamo in compagnia del dottor Andrea Monopoli, che ci aiuterà a comprendere il contesto in cui queste fortificazioni vennero utilizzate. All'inizio degli anni 50 l'Italia repubblicana dovette tener conto da una parte dell'esigua disponibilità economica di forze e di mezzi in cui versava l'esercito italiano e dall'altra della necessità di rafforzare il confine orientale il prima possibile. Alla fine la decisione che venne presa fu quella di incentrare la difesa non solo sulle truppe mobili ma anche sull'utilizzo di fortificazioni fisse. Ecco dunque, com'era strutturato il sistema difensivo? Tra gli anni 50 e 60 nella zona alpina della regione vennero costruite nuove fortificazioni in zone particolarmente strategiche, ma vennero anche recuperate alcune strutture del cosiddetto Vallo Alpino del Littorio, cioè quel sistema fortificato voluto e costruito dal regime fascista tra gli anni 30 e 40 del secolo scorso. Nella pianura la situazione fu diversa, poiché, data la ridefinizione del confine attuata nel 1947, non fu possibile recuperare le strutture costruite lungo l'ex frontiera italo-jugoslava e pertanto la costruzione del sistema difensivo fu totalmente fatta ex novo. Dunque, in conclusione, fino a che periodo rimasero attive queste strutture? A metà degli anni Ottanta iniziarono le prime valutazioni sulla dismissione di questo sistema fortificato e nel 1986 vennero dismesse un terzo delle fortificazioni presenti in regione. Negli anni successivi continuarono le discussioni sul mantenimento e sul rimodernamento in sostanza di queste strutture e con la caduta del muro di Berlino, il collasso dell'Unione Sovietica e della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia crollò ogni dubbio sul suo destino. Pertanto all'inizio degli anni 90 tutto il sistema fortificato presente in regione venne completamente dismesso. Siamo qui con il signor Paolo Blasoni dell'associazione Landscape, grazie al cui lavoro è stato possibile recuperare e oggi visitare questo bunker. Com'è nata l'idea di recuperare questa struttura? È una lunga storia. Io personalmente sono appassionato di gallerie. E poi avendo incontrato degli altri appassionati della materia, che ovviamente verte sulla storia militare, e
considerando che tutto questo è molto misterioso, diciamo che è scaturita una certa Interesse. passione, ecco. Poi, armato di buona volontà, assieme agli altri, insomma, ci siamo detti perché non salvare qualcosa? È un'avventura che sta durando ormai da 10 anni. E devo dire che ci ha dato delle soddisfazioni, perché qui sono passate tantissime persone in gioventù, tutti soldati in leva, e a tutti è rimasto il ricordo. E ad ogni modo, questa fortificazione merita essere salvata, infatti è stata anche vincolata alla soprintendenza, e oggi possiamo consentirne la visita, che è il nostro scopo principale, perché così riusciamo a trasmettere anche quelli che sono stati periodi storici che l'hanno vista funzionare, che ci auguriamo appunto possano proseguire in avvenire. Dunque, appunto, parlando di visita, noi siamo arrivati in questa stanza che è molto piccola e io le vorrei chiedere dunque a cosa serviva questo spazio ristretto. Sì, tecnicamente questa è una camera di combattimento, cioè qui stava una mitragliatrice che sparava sulla feritoia qui alla mia destra, e questa aveva il compito di fermare eventuali truppe attaccanti che sarebbero scese da Tarvisio. Tutto questo è stato mantenuto in funzione per, grosso modo, come si diceva prima, una quarantina d'anni. Infatti qui le manutenzioni sono state, insomma, numerose, per quello anche tutto sommato questa struttura è in buone condizioni. Questa era una postazione per mitragliatrice nata per la Breda 37 in particolare, che è stata mantenuta in funzione usando tale arma fino, sembrerebbe, alla fine degli anni 70, dopodiché è entrata in uso l'MG42-59, che è un'arma tipicamente NATO. E quante persone riuscivano a stare in questo, Qui insomma, c'è la piccolo spazio? predisposizione per tre persone che insomma non avevano una vita semplice, perché dopo un po' che sparavano qui, a parte la confusione del momento, c'era anche il fumo tossico dello sparo, insomma. Infatti qui ci sono dei bocchettoni dove, attraverso la propria maschera di gas, un tubo in gomma corrugato, veniva prelevata l'aria pulita che consentiva loro di respirare. Quindi non un ambiente semplice, però per fortuna oggi riusciamo, insomma, a visitarlo come Sì, ambiente libero dalle devo mitraglie. dire che trasmettere queste sensazioni non è No, semplice. certo. Ecco, e per fortuna che non è successo nulla di quello che Era i previsto, insomma. soldati si sarebbero dovuti aspettare. Certo. Siamo rimersi alla luce dopo aver scoperto il segreto sotto la collinetta. Ci avviamo adesso verso Sablici per scoprire altre opere in provincia di Gorizia. Siamo arrivati fino qui con Marco Basilisco, che ci può anche spiegare dove siamo, insomma, e cos'è questa struttura che vediamo davanti a noi. Noi siamo davanti a una postazione per mitragliatrice, denominata postazione M, dell'opera di Sablici. L'opera di Sablici è la prima opera fortificata dell'esercito italiano costruita durante la Guerra Fredda, che troviamo provenendo da est, diciamo, dal territorio della provincia di Trieste. Si tratta della prima opera perché doveva difendere la zona di provenienza, diciamo, di ipotetica provenienza da parte di un esercito invasore del Patto di Varsavia, e si colloca qua perché questo è il primo punto di accesso, diciamo, orientale per quanto riguarda il territorio italiano. Sotto a questo mascheramento da finta roccia troviamo una cupola in acciaio che ha quattro feritoie predisposte per metterci quattro mitragliatrici. Al di sotto c'è una struttura sotterranea di cemento armato che serve per contenere uomini, munizioni, equipaggiamenti e tutto quello che è necessario, e permette ovviamente la sopravvivenza anche in caso di bombardamento, armi di bombardamento nucleare, batteriologico e chimico. Dunque, com'è nata l'idea e il progetto, insomma, di rendere queste strutture visitabili tramite dei percorsi escursionistici? L'idea nasce da un progetto dell'Università di Trieste,
che si chiama Soglia di Gorizia. Ci sono sei percorsi, questi sei percorsi si snodano un po' per tutto il Carso Isontino e toccano varie opere fortificate, quindi abbiamo sia quella in cui ci troviamo oggi, sia le altre fortificazioni che sono sparse lungo tutto il Carso. Calcolate che di strutture fortificate ce ne sono circa 450 su tutto il Carso, quindi questi percorsi ovviamente toccano un po' diciamo tutto il territorio. Il capofila del progetto è stata l'Università di Trieste e la nostra associazione si è occupata di creare questi percorsi, cercare tutte le postazioni sul terreno e posizionarle in delle mappe interattive che possono essere consultate su questo sito. Quindi invece una domanda più tecnico-pratica, che tipo di preparazione serve per questi percorsi? Sono molto difficili? Allora, i percorsi sono praticamente tutti facilissimi, non servono grosse preparazioni, chiaramente il minimo. Per una escursione comunque diciamo di mezza giornata. Nella descrizione dei percorsi comunque ci sono scritte anche le difficoltà e le tempistiche di percorrenza, quindi uno può già fin dall'inizio programmare la sua gita e scegliere diciamo il percorso che più si adatta alle sue esigenze. Okay. Quindi adesso invece possiamo continuare il percorso. Prima di concludere il nostro breve viaggio nel tempo, vi invito a visitare tutti gli altri luoghi che raccontano il periodo della Guerra Fredda in Friuli Venezia Giulia.